Io mi sposterò dalla vostra parte dopo l'introduzione per passarvi anche il microfono per permettere anche a chi ci segue da casa su dirette Facebook, dirette TV, che sì, possiamo iniziare Michele, di sentire anche le domande. Intanto cominceremo, intanto buon pomeriggio a tutti, cominceremo con l'intervento del direttore Stefano Trinchera, sarà lui ad aprire questa conferenza stampa, al termine del suo intervento daremo la parola a voi con le altre domande. Se siete pronti vi chiedo il massimo silenzio e possiamo partire. Prego direttore. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Niente, era doveroso da parte, io difficilmente mi consegno ad una conferenza stampa, sapete che preferisco lavorare dietro le quinte, far parlare il campo, però era doveroso, diciamo, post calciomercato, discutere anche insieme a voi, chiarire alcuni aspetti e descrivere anche in tutto questo arco di tempo ciò che è successo nel Cosenza Calcio per quanto riguarda la campagna acquisti. E quindi la premessa che faccio è che è da 2 o 3 mesi che lavoriamo per strutturare una squadra al meglio, perché ovviamente dopo un campionato incredibile dello scorso anno, partito in sordina, avevamo così la voglia di alzare l'asticella, ma di farlo nelle idee, non di buttare fumo negli occhi alla gente, di creare aspettative che qui a Cosenza non esistono, perché ci sono delle difficoltà legate a tante piccole cose, legate una all'altra. Però, ripeto, nelle idee c'era la voglia di fare qualcosa di meglio. Parlando col mister più volte e col presidente, tutto questo arco di tempo ci è servito per individuare, per attuare delle strategie che ci potessero portare poi a migliorare l'organico, così come credo che abbiamo fatto. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati 3 ragazzi che credo che hanno alzato assolutamente il livello tecnico della squadra, come Leandro Grego, Lazar e Maciac. Di questo sono estremamente contento. Mi spiace, questo lo devo... ahimè, lo devo ribadire più volte, avrei voluto, anche perché numericamente e tecnicamente c'era la necessità di farlo, completare l'opera con un calciatore che davanti poi potesse migliorare il nostro reparto offensivo. In tutta onestà, io è da 2 mesi che ci lavoro, tengo a precisare una cosa, perché solitamente si fa presto a criticare e a giudicare, però in realtà a monte ci sono delle cose che vanno precisate. Tanto è vero che io mi reputo un ragazzo che, come ho detto prima, preferisce far parlare il campo, essere giudicato quando i risultati, criticato quando i risultati non arrivano, ma giudicato poi quando i risultati arrivano, avere anche un piccolo merito. La storia recente del Cosenza ci insegna, almeno da quando ci sono io, che ogni volta che abbiamo preso dei giocatori di nome, puntualmente non hanno fatto bene, hanno deluso le aspettative. Cosa invece al contrario che è successa quando abbiamo preso Tutino, Chereche ed altri giovani, non vorrei menzionarli tutti perché sarebbe riduttivo poi non citarne altri, ha cambiato la storia del Cosenza Calcio. Io ho una grande responsabilità qui a Cosenza. Da quando sono arrivato sono andato sempre avanti per la mia strada, ho subito tante critiche, alla fine siamo stati compatti con lo staff tecnico, con la società, anche con la tifoseria, abbiamo tenuto duro e abbiamo realizzato più miracoli uno dietro l'altro. Ma per un senso di lealtà non mi è mai piaciuto buttare fumo negli occhi a nessuno, perché se l'avessi voluto fare avrei preso il giocatore che con una carriera alle spalle importante, avrei accontentato la piazza, avrei soddisfatto più di qualcuno, ma poi in realtà avrei fatto un buco nell'acqua, avrei consegnato all'allenatore un giocatore che, come altri in passato, avevano il nome ma non corrispondevano poi alle esigenze dell'allenatore. Quando io mi approccio al mercato, mi dilungo perché non lo faccio mai, ma una volta che sono qui con voi devo chiarire tutti questi aspetti.
Quando mi approccio al mercato, ovviamente lo faccio condividendo con l'allenatore e con il presidente le strategie per arrivare a determinati giocatori. Io non vado sul mercato a prendere il giocatore X, ma vado a prendere un giocatore che ha delle caratteristiche, in questo caso parliamo dell'attaccante perché so che si è alzato un polverone negli ultimi tempi, visto che era un obiettivo per noi prendere un attaccante di riferimento, andare a prendere un giocatore che avesse delle caratteristiche ben precise, un giocatore veloce, un giocatore che attacca la profondità come pochi, un giocatore generoso nella fase di non possesso che per il nostro tipo di gioco è l'ideale, e non la prima punta come tutti vogliono da doppia cifra, da 15 gol, 20 gol, che non esiste. Poi se io più volte a qualche amico chiedevo, mi dite per favore qual è l'attaccante da poter prendere, che io lo vado a prendere, almeno ci provo. Sono stati fatti dei nomi qui a Cosenza, dovete sapere un altro aspetto, oltre a condividere queste cose con l'allenatore, perché l'allenatore ha un tipo di gioco, ha delle esigenze, e non è che se io all'allenatore faccio un nome tanto per fare, gli propongo Pazzini, giusto solo perché ha giocato in nazionale, ha giocato a certi livelli, l'allenatore mi dice che va bene. Ho un giocatore che ha 300 partite in Serie A, l'allenatore mi dice va bene. No, io devo concentrarmi sul tipo di caratteristiche che servono al tecnico. E già questa è una difficoltà. E a me non interessa buttare fumo negli occhi, come detto prima, ma interessa soddisfare le esigenze dell'allenatore. Il mercato degli attaccanti non è che non è decollato, non è proprio partito. Questa è la sacrosanta verità. Un'altra sacrosanta verità, perché io, qualcuno mi dice nell'ultimo giorno Falcinelli è andato a Perugia. Purtroppo è una verità che io non potrei raccontare, ma ho voglia di dirla questa volta, senza provocare, senza stuzzicare nessuno. Qui c'è Alessandro Russo che è spesso e volentieri a Milano e presenza, diciamo, anche i salotti dove si fa calciomercato, e lui ne è al cosciente di questo. Purtroppo non è né colpa mia, né colpa vostra, né colpa del Presidente, Cosenza non è una piazza ambita, non è una piazza che ha appeal. Colpa mia non è, io grazie ai rapporti, grazie all'impegno, grazie, sono stato più di 2 mesi a Milano per cercare di realizzare quelli che sono tutti gli obiettivi, ma poi Ceravolo di turno ce n'è uno solo, Cosenza non viene, va dove non solo lo riempiono di soldi, ma dove ci sono tante altre comodità, tante altre situazioni a favore, dove si preferisce un posto anziché l'altro. Negli ultimi giorni di mercato, per venire alla conclusione, purtroppo nessuna società di Serie A e a cascata di B ha spostato attaccanti, a cominciare da, che ne so, da Bonazzoli, per fare qualche nome, a finire Anzolà, dove, e ci tengo anche questo a precisarlo, dove il presidente Guarascio, perché io devo dire le cose come sono, senza sviolinate, perché sono sempre per la verità, poi il campo che parla, che vi piaccia o no, o che piaccia la tifoseria o no, per caratteristiche condivise con l'allenatore, Zola era il profilo ideale per il nostro tipo di gioco. Il presidente Guarascio non si è sottratto alla possibilità di fare un investimento oneroso, anche a costo di comprare il cartellino, quando ha capito che purtroppo attaccanti non si muovevano e non ce n'erano. Non attaccanti prime punte, dove ce li tiravano dietro. Le prime punte Braglia non le vuole. Faccio questa premessa. All'ultimo momento, purtroppo, il Trapani è venuto meno a cedere il giocatore. Quindi io prendere un giocatore tanto per prendere qui a Cosenza non l'ho voluto fare. Tanto partiamo dal presupposto che qui mai nessuno, cioè, a cominciare da me, non siamo mai contenti in un modo o nell'altro, però Cosenza, se ha l'opportunità o se aveva l'opportunità di migliorare il reparto, doveva farlo. Questa opportunità, questa occasione, per le ragioni di cui vi parlo, non si è presentata,
a malincuore, perché abbiamo preso dei giocatori, oggi si sminuisce forse questa campagna acquisti, ma non si doveva far rimpiangere Dermacu. Penso che è arrivato Monaco, che a mio avviso, ma io sarò di parte a dire che è uno dei difensori più forti della B, come sarò di parte che è arrivata gente come Canutè, come Greco, e come tanti altri, come Lazzar, come Pierini, come Baez, Carretta, Sciodone che è tornato, potrei fare tanti altri nomi. Mi dispiace che poi venga sminuito e si crea un clima ostile, un clima surreale, quando dovremmo noi come territorio difendere ciò che insieme abbiamo costruito, ciò che insieme abbiamo realizzato, e con l'entusiasmo tutti quanti noi dobbiamo tenerci stretto, perché la Serie B è un grande patrimonio per noi, e presentarsi soprattutto per i nuovi arrivati, insomma, mi dispiace, perché noi ogni domenica dobbiamo costruire la nostra salvezza, e noi non possiamo farlo senza il sostegno, l'entusiasmo e l'incoraggiamento della gente. Tutto qui. Grazie direttore. Ha chiesto di parlare per primo Fedonati, poi Franco Segreto, poi facciamo il giro. Dammi il microfono da qua. Grazie. Alfredo Nardi, Quotidiano del Sud. Direttore, lei ha fatto una parlato anche di Nzola, di questo attaccante che poteva essere il profilo giusto in base alle esigenze dell'allenatore. Allora, io parlo molto francamente, non lo so se la metterò in difficoltà, ma va bene così. Ci sono delle versioni che circolano riguardo a questo mancato arrivo di Nzola. La prima è il fatto che il Trapani non avesse trovato all'ultimo momento un sostituto, quindi si è ritirato semplicemente dalla trattativa. La seconda è che si sono inserite altre squadre che hanno disturbato, tipo lo Spezia, avevo sentito delle cose del genere. La terza è quella che fa un po' riflettere, ed è quella più che provoca più amarezza, se vogliamo, no? Allora, secondo questa versione, e qui io le faccio la domanda per avere la risposta definitiva poi sulla questione Nzola, ma pure per capire dove siamo, chi siamo e che cosa sta succedendo intorno a questa squadra per alcune cose. Questa versione è questa: si firmano le carte, si inviano queste carte con delle cifre pattuite con il Trapani per la firma del Cosenza Calcio, queste carte ritornano indietro con cifre inferiori. Cifre inferiori, decurtate, quindi unilateralmente ci sarebbe stata questa presa di posizione di cambiare le carte in tavola, e quindi poi ovviamente... Cifre cambiate da parte del Trapani o per il giocatore? Da parte del Cosenza. Sì, riguardo all'ingaggio o al cartellino? Riguardo all'ingaggio. Inferiori, naturalmente. Chiamiamo in diretta Nzola e i suoi procuratori, così vi rispondo. No, io le chiedo questo perché così magari si fa chiarezza. Io non so qual è la verità, sicuramente non sono depositario della verità, ce lo dirà lei, però da questo possiamo capire tante cose che sono accadute intorno al Cosenza Calcio. Allora, di queste tre opzioni, Alfredo, nessuna corrisponde alla verità. La verità è una sola, che io da giorni e giorni ho messo in piedi, ripeto, che piaccia o no, l'operazione Nzola, con la voglia, il desiderio matto di un giocatore che voleva a tutti i costi venire a Cosenza, uno dei pochi, solo perché io l'ho lanciato a Francavilla, con me ha un grandissimo rapporto. Io purtroppo per delicatezza non vi faccio vedere il mio telefono, con i messaggi del ragazzo che con tutta la sua disponibilità e voglia di venire a Cosenza, ma senza denigrare il Trapani ovviamente, poi alla fine non è andata a buon fine, una cosa che lui avrebbe con entusiasmo accettato. Non era un discorso assolutamente economico per l'ingaggio, tant'è vero che, non vi nascondo, il presidente Guarascio ancora oggi non è nemmeno al corrente dell'ingaggio che andava a percepire Nzola, perché io da sempre ho avuto autonomia, da sempre ho avuto la sua fiducia nel strutturare anche dei contratti e avvisarlo all'ultimo momento. Questa era anche un'opportunità per noi, non solo tecnica, tattica, come ho detto prima, anche economica, perché parliamo di un giocatore che, a differenza di tanti altri decantati che buttavano fumo negli occhi alla gente, Nzola andava a percepire un ingaggio
contenuto. Quindi il problema non era l'ingaggio del ragazzo, assolutamente. E qualora mi avesse chiesto tanto di più l'avremmo anche accontentato, perché, ripeto, con la condivisione dell'allenatore era il profilo giusto. Non è stato questo il problema. Il problema è stato che il Trapani, nemmeno quello di cui facevi cenno tu sul fatto che il Trapani non è riuscito poi a trovare un attaccante, hanno un po' cambiato gli scenari. Io parlando con Rubino, pagamento triennale, poi biennale, poi annuale, insomma, alla fine loro si sono opposti alla cessione. E io prendere, come ho detto prima, un giocatore tanto per prendere non me la sentivo di fare. Preferisco, perché Cosenza o va migliorato tecnicamente, oppure, come abbiamo fatto, oppure lasciare le cose come sono, e se ci fosse un domani l'opportunità di migliorare il reparto con qualche svincolato lo facciamo. Altrimenti, a qualcuno ricordo che quando l'anno scorso abbiamo preso Litteri e in squadra c'era Maniero, noi grandi cose le abbiamo fatte con Embalo, Baez, senza nulla togliere a Litteri e Maniero, che per motivi diversi non sono riusciti ad esprimersi. Noi grandi cose le abbiamo fatte con Embalo, Baez e Tutino. E noi oggi abbiamo Pierini, Baez, Carretta e per ultimo Maciaccia, che imparerete a conoscerlo bene. Franco Segreto, Corriere dello Sport. Buonasera direttore, allora io mi soffermerei su un passaggio che hai fatto poc'anzi, che Cosenza non è più una piazza appetita da diversi giocatori. Cioè, suona strano il discorso, perché fino a qualche tempo fa, prima praticamente di quello che è successo nel 2003 a seguire, era una piazza praticamente dove i bomber venivano, cioè i giocatori venivano sempre a Cosenza, era una piazza molto molto appetita. Detto questo, ho l'impressione da rumors milanesi che ci sia stato qualcosa che abbia messo il Cosenza in calcio d'angolo, per non parlare di un accerchiamento da parte di chi e di cosa. Volevo capire se anche tu, diciamo come direttore sportivo del Cosenza, hai notato anche questa situazione nel momento in cui si andava a stilare un contratto. Grazie. Sull'operazione Nzola in generale? Beh, io questo non lo posso sapere. È chiaro che a tutti non si può essere simpatici, questo sì. Purtroppo, come ho detto prima, io mi prendo le responsabilità dei giocatori che arrivano e di quello che poi si determina sul campo. E sono il vero responsabile di quando le cose vanno male, perché la squadra la faccio io. Però poi sul fatto che oggi Cosenza non ha PIL, a me dispiace, ma non è purtroppo una cosa che determino io. Anzi, vi dico di più, che io da quando sono arrivato a Cosenza, che è una piazza particolare, calorosa, piazza esigente, per certi aspetti anche difficile, io con i pro e contro mi sono trovato benissimo, come si sono trovati benissimo tutti i calciatori che sono venuti. E quando sono andati via questi calciatori, posso citare uno su tutti, Palmiero, dove qualcuno può pensare che sia andato a Pescara perché... No, Palmiero è uno di quelli che voleva fortemente rimanere a Cosenza, perché chi viene a Cosenza poi si trova bene. Poi si dice di tutto e si racconta di tutto. Io la verità sono sempre abituato a tirarla fuori, questa è la sacrosanta verità. A Cosenza si sta bene, ma quelli che non la conoscono purtroppo non la vedono di buon occhio. Okay, Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Salve direttore, bentornato. Grazie. Anche. Allora, giusto per chiarire, anche perché molte volte le polemiche nascono dal si dice, dalle voci messe in giro ad arte, giusto in chiusura è uscita questa voce da fonti abbastanza autorevoli, che c'era firmato addirittura il contratto di Tupta, e invece che anche assieme a quello di Tupta, che era già sul tavolo dei procuratori federali, che stava per essere consegnato, e c'era anche quello di Rossetti dell'Ascoli. Qualcuno ha insinuato che ci sia stata una manovra, la stessa che ha portato via Palmiero, di qualche procuratore in malafede. Questo ovviamente è le voci che arrivano, poi ovviamente lei me le smentirà, che ha insistito perché questa cosa non accadesse, anche per, come dire, c'è qualcuno che è rimasto con la bocca amara con il Cosenza Calcio, senza fare nomi, qualche procuratore ce l'ha col Cosenza Calcio. E vorrei sapere se questo è vero, e a chiudere, la possibilità di avere
i nomi che sono fatti, giusto Cocco, e su tutti, capocannoniere col Piacenza, col Vicenza, 14, 19 gol, insomma un personaggio importante svincolato, che possibilità ci sono? Parto dall'ultima domanda, Cocco non è un nostro obiettivo, mi è stato anche proposto in sede di calciomercato dal suo procuratore, che è lo stesso poi di Okereke, quindi è anche un amico, quindi non è il nostro obiettivo. In riferimento alle altre due domande, purtroppo Pippo non si può essere simpatici a tutti o antipatici a nessuno, però io vi racconto la verità su Rossetti, dell'Ascoli e su Tupta. Allora, il Verona, perché Tupta per me è un ragazzo molto interessante, un 98 che può da un momento all'altro esplodere, così come hanno fatto tanti altri giovani, corrispondeva alle caratteristiche giuste per non per essere, diciamo, una primissima scelta, ma dove andava anche a soddisfare quelle che erano le esigenze per il progetto tecnico che avevamo. Tupta da sempre il ragazzo ha espresso la volontà di venire. Il problema del ragazzo era che era vincolato all'acquisto del Verona da parte di un attaccante, cosa che è successa all'ultimo momento. Se non sbaglio, dalle 9 alle 9 e mezzo il Verona ha preso Stefischi, e a un certo punto il ragazzo, per venire in prestito da noi, doveva rinnovare, dove io ho trovato grande disponibilità da parte di Toni D'Amico e del Verona, doveva rinnovare con loro prima di venire in prestito da noi. Documenti che purtroppo, ripeto, solo per il trasferimento di Stefischi al Verona, si sono strutturati negli ultimi minuti, e se non sbaglio alle 22.01, alle 22.02 il trasferimento di Tupta non è stato ottenuto. Per quanto riguarda Rossetti, riallocciandomi al discorso di prima, che Rossetti, non perché fosse una primissima scelta, questo non lo dico per mettere le mani avanti, assolutamente, parliamo di un buonissimo giocatore, veloce, un giocatore che tempo fa dall'Ascoli, se non sbaglio, fu pagato 1 milione, se non ricordo male, però con tutto il rispetto per Rossetti, che non mi sembra questo fenomeno, vi posso dire che Rossetti negli ultimi minuti ha rifiutato il Cosenza, non per colpa mia, e quindi quando io vedo questo dico: preferisco allora rimanere così e avere, se ci fosse mai la possibilità di migliorare il reparto, di avere un'opportunità non economica, tecnica, tra gli svincolati. Altrimenti, se dobbiamo prendere tanto per prendere, non va bene, secondo me. Vittorio Scarpelli, Gazzetta del Sud. Ciao Dir, buonasera. Due cose rapidissime. La prima, se chiaramente avrei parlato con Braglia, qual è il suo stato d'animo, perché chiaramente a lui avrei detto anche di più rispetto a quello che hai detto a noi, e se, visto che gli svincolati di oggi sono anche gli svincolati che avremo fra un mese, due, se già c'è un'idea però di massima su chi potrebbe fare al caso al Cosenza. Grazie. Io è da tanto che faccio attività sui video di giocatori stranieri, vincolati e svincolati, perché questo si fa nella quotidianità, come lo faccio io, lo fanno tutti i miei colleghi, e quindi continua questa, ma continua la ricerca, lo avrei fatto in ogni caso, anche se l'organico fosse stato completato con un altro attaccante, quindi però ribadisco il concetto, preferisco avere un'opportunità tecnica che serva a Cosenza, altrimenti rimaniamo così come sono. Poi, se mi chiedi che Braglia è contento, posso dirti che Braglia è molto contento per come abbiamo fatto la squadra, per la campagna acquisti è molto contento, ma non vi faccio, tanto lui è schietto, ve lo dirà lui. È chiaro che lui, come me, come tutti noi, si aspettava l'ingaggio di un attaccante, perché comunque a noi quel tipo di giocatore poteva farci comodo, che ad oggi non è arrivato. Dire che è contento, che non è arrivato, mi prenderei in giro da solo, però vi ho spiegato anche le ragioni per cui non è arrivato nessuno. Roberto Barbarossa, Tutto Sport. Pure questo. Direttore, buonasera. Fermo restando che
il lavoro che lei ha fatto è sotto gli occhi di tutti, e se siamo ritornati in Serie B è anche merito suo. Detto questo, però, volevo un po' riallacciare il ragionamento. Lascio stare le ultime ore di mercato perché magari succedono tante altre cose, però lei giustamente ha detto: noi abbiamo iniziato a lavorare sul mercato 2-3 mesi prima. Allora la domanda da profano della materia che le pongo è questa: avevate quindi 2-3 mesi di tempo e avete fatto degli innesti importanti, quindi questo va un po' in contraddizione col fatto che Cosenza non sia molto appetita, perché fior di giocatori sono arrivati quest'anno e gli altri anni. Avevate il profilo tecnico, tattico dell'attaccante, perché di questo parliamo, ben chiaro, e com'è possibile che non sia arrivato? Cioè, ne esistevano solo 2 o 3, oppure lei è andato, come sicuramente aveva fatto, a cercare tanti altri giocatori e magari lì non ha avuto il contante giusto per smuovere tanti equilibri? Mi scusi la domanda diretta e franca, però poi alla fine il mercato si fa anche con le risorse economiche, oltre che con le ottime relazioni che lei ha già dimostrato di avere. Guarda, allora, intanto noi abbiamo iniziato la fase fine campionato, abbiamo avuto tanto tempo per valutare, per sposare un progetto tecnico, capire quali potessero essere i profili giusti per noi. Si è parlato tanto da Mbakoku, che era, diciamo, forse il sogno mio dell'allenatore per caratteristiche, e poi giorno per giorno si è capito che purtroppo quando parlo di Piazza, che è poco appetibile, faccio riferimento soprattutto a quei giocatori, a quegli attaccanti che hanno la possibilità di avere ampia scelta di mercato, come per esempio uno su tutti Ceravolo, dove aveva come uno su tutti Bonazzoli, e che per un motivo o per un altro, chiaramente l'ultima cosa che farebbero, e ripeto, non è colpa mia, è colpa vostra, l'ultima cosa che farebbero è quella di, dopo tutta una serie di proposte, venire a Cosenza. Voi anche per un aspetto economico, perché andare a pagare un giocatore 600, 700, 800 milioni di ingaggio, credo che io non me la sentirei nemmeno di fare, per un senso di responsabilità per la politica che c'è qui a Cosenza, non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere. Tant'è vero, all'inizio, se vi ricordate, si paventava anche l'idea, qualcuno ha tirato giù qualche nome sull'eventualità di prendere la Mantia. Io più per scrupolo, perché la Mantia ha un procuratore che, mio caro amico, c'ha Tiritiello con noi, che adesso abbiamo mandato in prestito. La Mantia, con tutto il bene che vuole a Cosenza, non è un discorso economico, è anche un discorso di prospettiva di giocare nella massima serie dopo che averla guadagnata sul campo. Quindi dei nomi che per me è assolutamente fantacalcio. E non è che io mi sono soffermato su un nome, abbiamo fatto attività su più nomi, ma come ho detto prima, il mercato degli attaccanti, soprattutto per quegli attaccanti come li volevamo noi, non è proprio partito. Bonazzoli non si è spostato. Per fare dei nomi, Han del Cagliari è andato alla Juventus per 5 milioni di euro. Ceravolo è andato dove noi non potevamo mai. Cioè, è indelicato anche fare riferimento ad alcuni calciatori, perché adesso io vorrei raccontarvi tante verità. Però purtroppo è stato un mercato sotto questo punto di vista, per tutti. E per gli attaccanti molto difficile. Ecco perché poi alla fine si è avvertita anche l'esigenza di fare un investimento, ma non averlo preso non dipende da noi. Quindi se passa il messaggio che questa società, con tutto che noi abbiamo una politica parsimoniosa di fare calcio, ma questo non oggi, da quando sono arrivato io, a me questa società, questa proprietà non mi ha fatto mai mancare nulla. Però io ho lavorato nel Lecce, dove faceva la Serie C con un budget, ho lavorato a Cosenza dove non mi è mancato nulla, e dopo aver incontrato il presidente mi ha detto il budget, io mi sono alzato e gli ho detto: il budget non è un budget elevato per competere con club come Lecce e tanti altri, ma io sono un giovane ambizioso, qui a Cosenza c'è la voglia di vincere,
E io con questo budget voglio provare ad arrivare in alto, cosa che ci è riuscita l'anno scorso, e 2 anni fa e l'anno scorso, perché l'anno scorso voi sapete tutti che il nostro budget era un budget contenuto, ma questo non vuol dire che poi noi non dobbiamo avere l'ambizione di migliorarci, perché non sempre chi spende di più vince. Ma se passa il messaggio che questa società non ha fatto lo sforzo per prendere l'attaccante, è sbagliato, perché come dico una cosa, dico anche che Guarascio ha dato disponibilità fino all'ultimo momento di comprare il cartellino di Nzola, e vi posso garantire a una cifra abbastanza elevata. Alessandro Lusso, Gazzetta dello Sport. Tutti e due? Ah, perfetto. Allora, Stefano, visto che prima mi hai chiamato in causa, io devo portare anche una testimonianza di cronaca per dire come il Cosenza sia tra le società che ha un direttore sportivo che lavora notte e giorno cercando di trovare il meglio sul mercato. Non è proprio facile, perché nonostante la piazza e il pubblico sia da Serie A, ci sono delle resistenze di sistema, come dicevi tu, ad accettare Cosenza da parte di molti giocatori, e delle resistenze anche di sistema, di equilibri tra club importanti che a cascata bloccano delle cose che forse più nel fantacalcio che nel calciomercato sono realizzabili, alcune cose lette anche negli ultimi periodi legate al Cosenza. Ti volevo chiedere invece, andando un po' più sul pratico, adesso abbiamo una serie di giocatori offensivi, Maciak, abbiamo Pierini, Carretta, Baez, Cone, Litteri. Che tipo di gioco pensa di adottare il Cosenza, se Maciak deve essere il falso 9 a questo punto, in questa fase? E poi parlavamo in maniera informale l'altro giorno di due nomi di cui si parla tra gli svincolati. Paolinho, confermi che vuole abbandonare il calcio, Micelizze è un profilo non avvicinabile. E poi proprio per l'obiettivo, perché forse si è creata un attimo di massima illusione dopo l'entusiasmo dello scorso campionato, Cosenza deve tornare, secondo me, lo chiedo al direttore della squadra, deve tornare un po' con i piedi per terra, nonostante il calciomercato anche sia stato positivo, anche il voto che gli è stato dato è positivo, sono arrivati giocatori di assoluto valore come Lazar, Greco e tanti altri. È mancata questa cosiddetta ciliegina sulla torta, ma arriverà oppure il Cosenza inventerà uno stratagemma tattico per arrivare a dicembre nella migliore maniera possibile? Hai fatto troppe domande, non ce l'ho in memoria. Vabbè, andiamo una alla volta. La prima, lo schema che adotterà il Cosenza. La ciliegina sulla torta intanto arriverà se si presenta l'occasione, come ho detto prima. Non deve arrivare l'attaccante tanto perché dobbiamo prendere un numero, altrimenti ci sono 100 svincolati che possiamo prendere. Mi ha fatto riferimento a Paolinho, se non sbaglio, sì. Dove dal procuratore ho saputo che aveva pensato di smettere, come tanti altri. Ha fatto riferimento a Micelizze, che è un altro giocatore che ha declinato l'invito quando abbiamo mostrato interesse. Riguardo al tema tattico, di come si può giocare, di come viene collocato Tizio o Caio, posso dirti che noi abbiamo in organico dei giocatori molto duttili davanti, tenendo conto che la prima punta, per come gioca il mister, avevamo bisogno di giocatori di grande movimento, di giocatori con precise caratteristiche tecnico-tattiche, non sottovalutando, perché tutti qui abbiamo dimenticato che in organico c'è Litteri, che comunque è un giocatore che va recuperato sotto l'aspetto fisico, è un giocatore che ha dimostrato in B, non a Cosenza, ma ha dimostrato in B di essere un buon giocatore. Non parliamo di un quarantenne che ha smesso di giocare, ma parliamo di un giocatore che in categoria si è fatto sempre rispettare, e siccome è nostro ed è un nostro patrimonio, anche noi dobbiamo avere l'atteggiamento di metterlo nella condizione non solo tecnica, ma anche nella condizione mentale di poter incidere, come tanti altri che sono venuti qui con entusiasmo. Il calcio a Cosenza e dei cosentini, Alessandro, e quest'area di sfiducia, questo clima ostile, io non lo dico per me, tanto io ormai è un'abitudine, cioè io anche quando giocavo
il primo che doveva essere contestato sono sempre io, ma quello fa parte del gioco, ma il calcio è vostro e questa squadra deve lottare a denti stretti con la tifoseria, che deve, con l'entusiasmo che solo questa tifoseria sa fare. Venire qui a dire ma manca l'attaccante, bene, e adesso? Io ho fatto riferimento al trio d'attacco che c'era lo scorso anno. Noi abbiamo preso Maciaccio, un giocatore che faceva la Serie A in Francia da protagonista. Abbiamo preso dei Gioia Pierini, un 98 destinato a giocare in Serie A, ve lo metto per iscritto. Cioè, qui sono arrivati dei giocatori sconosciuti che nel tempo si sono espressi alla grande, a differenza di giocatori di nome che non hanno fatto nulla. Allora io una cosa ve la chiedo. Prima di essere contestato, criticato, almeno vediamo i risultati sul campo. Stare qui a fare una tragedia perché non è arrivato... L'attaccante non c'è. Nessuno ha mosso nessuno. Nessuna squadra ha spostato nessun attaccante. Se mi fate riferimento alla Mantia, a Ceravolo, a Budimir, che è stato riscattato a 2 milioni di euro... Cioè, ragazzi, stiamo parlando di fantacalcio. È come se qui parliamo di Cardi, di Mandzukic, di Cristiano Ronaldo. Cioè, Cosenza ha la sua dimensione. E io sono orgoglioso di essere a Cosenza. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto insieme. Qui non è che c'è un mago, qui magie non ne fa nessuno, qui si lavora tutti insieme. Non è che quando si vince il merito è di Braglia, quando si perde la colpa è di Trinchiera, di Guarascio, quando si vince il merito è di Braglia, dei ragazzi, e anche un minimo di merito ce l'ha Guarascio e ce l'ha Trinchiera. Se no ci creiamo gli alibi, alla prima partita che finisce 0-0, che si perde, la colpa di chi è? La colpa è mia perché non ho preso l'attaccante. Ragazzi, dobbiamo essere compatti come abbiamo sempre fatto, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Tanto qui basta poco, poi il Presidente ha tutto il diritto di tirare fuori uno, di prendere un altro, vabbè, quello fa parte del gioco, ma la sostanza è che se siamo tutti uniti, stampa, tifosi, a maggior ragione quando... Oggi si percepisce la difficoltà di un organico che purtroppo non è stato, no, mi parlavi di Ciliegina, non è stato completato con un attaccante che poteva servire, a maggior ragione, con tutti i giocatori di qualità che sono arrivati. Io credo che bisogna compattarsi. Stare lì col fucile puntato, a che cosa serve? Io mi sarei aspettato oggi, vi dico la verità, con la massima onestà, sono arrivati 3 giocatori che poi li vedete sul campo, che sono veramente forti. A Milano, Maciaccio, tutti dicevano, ha fatto un grande colpo. Poi tutti parlano male che fuori dal campo ha fatto questo, quell'altro ha fatto quell'altro, tutti sono etichettati, no? Ma non è così, non è così. Noi dobbiamo essere contenti che sono arrivati giocatori forti, lo sapete anche voi, perché come mi documento io, vi documentate anche voi, ed è riduttivo anche per gli sforzi che si fanno in sede di mercato, dal direttore, dall'allenatore, dai ragazzi, dalla proprietà. È riduttivo venire qui e creare un ambiente ostile solo perché non è arrivato Van Basten. Van Basten non c'è, e se ci fosse qui non verrebbe. Ci tengo a dirlo. Dobbiamo essere uniti. L'entusiasmo che c'è, perché io da Milano vedevo la partita con la Salernitana e tutti dicevano, chi mi stava vicino, tutti dicevano, è una grande piazza Cosenza. Che tifoseria ci avete? Che non è seconda a nessuno. Ma oggi creare un clima ostile per che cosa? Quando ci sono dei ragazzi che... Lazzaro, il Genoa, c'era Perinetti a Milano con me, mi diceva, tu hai preso Lazzaro che io a gennaio volevo portarlo a Genoa. E tu lo sai, Alessandro. Cioè, ma non è che Lazzaro è un fenomeno. Tutti quelli che sono arrivati devono contribuire alla causa del Cosenza e gli dobbiamo dare una mano. Altrimenti va via Trinchiera, va via quello, va via quell'altro, ma poi siamo punto a capo. Facciamo parlare il campo, poi io in primis metto la faccia e dico la colpa è la mia che la squadra l'ho fatta io. Ma qui creare un trambusto senza ancora che mettiamo... io mi sarei aspettato, non ero presente alla conferenza stampa dopo la partita con la Salernitana, dove noi abbiamo preso 2 traverse e loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta, tra l'altro tiro in porta concesso da noi, ma io ero avvelenato perché a noi ci hanno annullato un gol regolare e adesso cominciamo e voi dovete difendere la vostra squadra come io devo difendere la mia squadra, perché quello per me è un torto subito, perché di contatti così in area di rigore ce ne sono 1000,
E al Cosenza non possono annullare un gol del genere, perché noi andiamo avanti sull'1-0 e magari non so come si mette la partita, non è un alibi, è un dato di fatto. Quindi io mi sarei aspettato, campagna acquisti conclusa, certo, anche per me, anche dentro di me c'è la delusione di non aver preso, il miglior attaccante della Serie B. Anche in me nasce, generava questa aspettativa. È andata così, se c'è l'opportunità di migliorare il reparto offensivo lo faremo, altrimenti questa squadra in un modo o nell'altro, e facendo riferimento ad Embalo, Baez e Turino come lo scorso anno, sperando che Ritteri, che è un giocatore affermato di B, che qualcun altro la B non l'ha fatta, lui l'ha fatta, anche facendo diversi gol. Sperando di trovare una squadra che è sostenuta e che viene messa nella condizione fisica e mentale di arrivare a certi traguardi. Perché noi in questo abbiamo alzato l'asticella. L'asticella non è che si alza se 2, 3 milioni li porti a... Perché ci sono squadre che hanno speso 10, 15, 20 milioni, noi non siamo quella, non abbiamo quella dimensione. Però questo, quando sono arrivato, e ci tengo a chiudere così, questa società, questa proprietà, e non per difendere nessuno, che io non ci ho voglia e non sono nemmeno abituato a fare queste dichiarazioni qui. Quando sono arrivato ho fatto la stessa considerazione di quando sono andato a Francavilla. Questa piazza ha un progetto a lunga scadenza. Poi, se invece di spendere X spende 10 milioni, 20 milioni, sapete quanto dura? Lo sapete quanto dura, perché abbiamo degli esempi. Quindi, io ho terminato. Massimo Mitidieri, Giornale Sicilia. Buonasera, direttore. Stavo facendo una riflessione mentre lei esternava giustamente anche le sue preoccupazioni, in modo particolare verso la tifoseria del Cosenza. Come si dice, le parole le lascia al vento, poi i dati di fatto cosa dicono? Dicono che a Crotone sono venuti 2.000 spettatori, che contro la Salernitana c'erano 10.000 spettatori e che lo scorso anno noi abbiamo avuto una media di circa 7.800-7.900 spettatori al netto della partita contro il Verona. Quindi penso che i fatti dimostrano che la tifoseria, al di là di quelle che possono essere le polemiche gratuite o meno, comunque è attaccata a questa società. La domanda che faccio e la riflessione che faccio e che rivolgo a lei, non può essere anche colpa sua o colpa vostra, se riferito a lei come direttore o alla società, il fatto che questa conferenza stampa forse sarebbe stata opportuna farla nel momento in cui si paventava l'ipotesi che l'argomentazioni stavano prendendo una piega un po' particolare, perché comunque si parlava di un attaccante, lei non l'ha mai citato, comunque si parlava di un attaccante, forse non sarebbe stato opportuno prima della chiusura del mercato dire attenzione, guardate, a noi l'attaccante di ruolo non interessa, perché noi a più riprese abbiamo fatto la domanda a Mr. Bragli e Mr. Bragli in modo corretto ha demandato sempre al suo operato quella che era la soluzione o la scelta dei giocatori. Ecco la mia riflessione su che cosa si basa, sul fatto che tutto è successo in modo estremamente repentino, anche in virtù della dichiarazione del presidente Guarascio all'indomani della partita contro il Crotone, e al fatto che è sembrato, mi perdoni se uso un termine crudo, un po' beffardo il fatto che nel comunicato fosse uscito che il Cosenza non aveva trovato un giocatore che si configurava alle esigenze della società. Grazie direttore. Sì, con il senno di poi lei ha ragione, magari avremmo dovuto fare un intervento 3 mesi fa per un po' frenare questa onda o questa aspettativa, però in ognuno di noi poi c'è, no, la voglia di migliorare sempre un qualcosa. Io mica mi potevo precludere la possibilità di prendere, faccio un nome su tutti, in bagoglio della situazione, ci ho provato fino alla fine, fino agli ultimi giorni di mercato, poi purtroppo lo scenario del calciomercato va in un modo e va in un altro modo. Per carità, questa può essere anche una giusta osservazione, ma fare autocritica adesso, se fosse stato opportuno fare quell'intervento o meno, noi non abbiamo, come non facciamo ancora adesso,
non vogliamo mai precluderci la possibilità di migliorarci. Se ci capita un'opportunità per mettere in condizione la squadra e l'allenatore di avere un attaccante svincolato che possa fare a caso nostro, lo facciamo. Noi non abbiamo mai proclamato, o almeno io parlo per me, poi forse è un mio difetto, una mia lacuna, fare poche conferenze stampa, parlare con i giornalisti, essere intervistato poco e niente, sicuramente è un mio difetto, perché la comunicazione è importante, però ognuno ha il suo modo di essere e io preferisco concentrarmi sulle cose concrete e andare avanti per la mia strada in maniera molto, molto seria e credibile. È un dato di fatto che l'attaccante che speravamo tutti, non solo la tifoseria, io in primis, che non c'è. Ma ripeto, il mercato degli attaccanti non è proprio partito, perché nessuna squadra ha spostato nessun attaccante. Antonio Lopez. Ciao Stefano. Ciao. Ti hanno chiesto di tutto, tu hai risposto in maniera molto esaustiva, è inutile stare a ripetere concetti che sono già stati sviscerati. Semplicemente, alla luce delle difficoltà che hai incontrato a reperire l'attaccante anche negli ultimi istanti del calciomercato prima del gong, non pensi che forse sarebbe stato più utile, magari al di là dell'età e dell'inesperienza, evitare di dare in prestito Moreo, magari tenerlo in rosa e dare fiducia a questo giovane? Questa domanda me l'ha fatta qualcun altro in maniera così sotto traccia. Allora, Moreo, dovete sapere, anche a monte c'è un discorso su Moreo. Lo abbiamo preso svincolato, pagato nulla, ha fatto un'esperienza lo scorso anno in Serie D, ha fatto 20 gol. C'era un accordo già iniziale col procuratore che, visto e considerato che non era pronto per la Serie B, avevamo deciso già dall'inizio, prima del ritiro precampionato, di fargli fare un'altra esperienza, uno step in Serie C, per vedere se poteva gradualmente arrivare a certi livelli. Quindi questo era l'accordo iniziale. Strada facendo, io ho preferito che facesse ritiro con noi, per vedere, dimostrare, per far vedere all'allenatore anche le qualità di questo giovane. Quando ci siamo resi conto che magari rispetto a tanti altri era indietro, abbiamo preferito di mandarlo in prestito, anche perché è vero che numericamente oggi poteva tornare comodo, visto che poi non abbiamo preso nessuno, ma altrettanto vero che oggi, a detto di Braglia, e anche per noi, non è pronto per fare la Serie B. Quindi, ripeto, avere un numero in più solo per il gusto di averlo non era il caso, insomma. Antonio Lizzico, Senza Channel. Ciao Stefano. Tu sei stato la maggior parte del tempo a Milano e lo sapevamo. Qui a Cosenza invece mister Piero Braglia ha allenato i giocatori e poi, quando si presentava davanti ai giornalisti, usava una frase che mi è rimasta sempre impressa: qui non ne parla nessuno, riferito al calciomercato, come se qualcuno non pensasse all'arrivo dei giocatori o comunque sia magari ad acquistarli. Quindi io ti chiedo, Braglia oggi, dopo diciamo, la fine della sessione estiva di calciomercato, quando magari vi siete incontrati, ne avete parlato, ti ha chiesto, tra virgolette, con urgenza o anche senza tra virgolette, un attaccante da portare prima della partita contro il Pescara? Beh, furbescamente io potrei dirvi che il problema l'avrei già risolto. Ve l'ho spiegato anche prima, no? Sarebbe stata una situazione di comodo prendere il giocatore che buttava un po' di fumo negli occhi. Cioè, il mister vuole che le cose vengano fatte con criterio. Quindi Braglia a me oggi non chiede, anzi mi dice: noi andiamo avanti sulla nostra strada come abbiamo sempre fatto, cercando delle soluzioni, perché questa squadra delle soluzioni ne presenta tantissime. Abbiamo allestito un organico dove può giocare con più moduli. L'idea di inserire Greco, gli ultimi tre, Greco, Maciac e lo stesso Lazzar, testimonia quello che sto dicendo. Poi è chiaro che il mister, se io domani mattina gli porto un attaccante che viene qui e ha quel tipo di potenzialità e che gli fa 10 gol, è più contento di me, quindi
però nell'immediato oggi posso dire che sentendo più volte il ministro, insomma, è contento di quello che abbiamo, non possiamo essere contenti del giocatore che poi avevamo nei nostri sogni, insomma. E Eliseno Sposa? Ah, scusi, non è arrivato. Eliseno Sposato solo Cosenza? Direttore, grazie per averci fugato, insomma, tanti dubbi. Io volevo dire, non so se posso parlare a nome di tutti, che se noi esprimiamo una critica non lo facciamo certo per andare contro la società, come ci rinfacciano tanti tifosi. Ci facciamo dei ragionamenti che magari saranno anche sbagliati, perché non è che noi abbiamo la verità, non abbiamo nessuna verità in tasca, e quindi alle volte ragioniamo in un certo modo. Quindi noi, visto il campionato come l'avete visto voi, pensavamo tutti che servisse veramente un attaccante. Adesso lei ci ha spiegato giustamente perché non è arrivato, ed sono considerazioni che almeno personalmente mi convincono pienamente, cioè mi soddisfa. Posso avere... fare un altro appunto in merito a questo? Ci sono delle società dove, per non so per quale ragione, mi avevano proposto degli attaccanti che non faccio nomi per delicatezza, e tra l'altro queste società mi pagavano anche, contribuivano tanto, facevano gli incentivi per darci dei calciatori, degli attaccanti affermati, attaccanti di ottimo livello, classiche prime punte, col curriculum alle spalle, e io fino a ieri ho sempre declinato l'invito. Perché? Perché a me non interessa che la gente mi dica finché ha preso l'attaccante, no, mi interessa fare le cose con logica, con criterio, e prendere un giocatore semmai anche sconosciuto, come poteva essere Tupta, che non era diciamo la primissima scelta, ma era un giocatore che poteva darci una grossa mano per quelle che sono poi le sue caratteristiche. Se avessi voluto farlo furbescamente, come si suol dire, no, qualcuno mi diceva ma parati, no, non l'ho fatto. Senti, io le volevo chiedere questo. Questo fatto che, come ha detto lei, la nostra squadra, la nostra città non ha appeal da chi non la conosce, non può essere che questa politica di questa progettualità che ha la società attuale del Cosenza, cioè di lavorare sempre sui prestiti, quindi prestiti annuali, non può darci l'idea che non ci sia proprio una progettualità a lunga scadenza, cioè creare una squadra che possa crescere man mano, anche se ci sono poi delle pedine che anno dopo anno restano. Può essere questo una chiave di lettura? E poi Perina e Legittimo vanno in scadenza, li rinnoviamo prima di perderli a zero come Darmacco? Sì, parto sempre dall'ultima domanda. Sì, ci stiamo lavorando, c'è disponibilità di chi poi comunque anche volontà e desiderio di rimanere. Io tante volte succede a Monza che va Berlusconi, prima di Berlusconi arrivasse a Monza non ci voleva andare nessuno. Poi è arrivato il Cavaliere, ma quella non è la mia filosofia di fare calcio. A Cosenza ho detto prima che chi viene poi si trova bene e non vorrebbe andare via, e io sono uno di quelli, ma vi ho fatto anche il nome di uno che è andato via a malincuore, e nonostante è andato in una piazza come Pescara, che ha fatto anche la Serie A, Palmiero è rimasto fortemente dispiaciuto. Purtroppo non sono cose che poi dipendono solo dal ragazzo o dal sottoscritto, ci sono altre cose in ballo. Però purtroppo non è un piacere per me constatare che un giocatore affermato, un giocatore che ha delle proposte, delle opportunità, poi Cosenza la mette, però purtroppo è andato di fatto. È andato di fatto, ripeto, tornarci su, non, magari la tifoseria. Ma dipende da mille situazioni, non dipende se Trinchiera è antipatico o simpatico. Quando io mi approccio con i giocatori, con i procuratori e con gli addetti ai lavori, mi approccio con educazione e con serietà. Quindi quando io vado da uno e mi dice Cosenza, e mi dispiace, la gente, non avrei mai voluto dirla questa cosa, ma la gente lo deve sapere, perché altrimenti fuori la gente dice ma chi stiamo prendendo, perché non prendiamo, no, quel profilo così è Cosenza, non ci viene. Fabio Mandato, parola di vita, andiamo verso la conclusione.
La domanda è molto semplice: se durante questa sessione di calciomercato il progetto tecnico-tattico è stato sempre univoco e chiaro, non solo in riferimento all'attacco ma anche, penso, al centrocampo, ad esempio, il profilo di Leandro Greco è stato un profilo tecnico dell'ultima ora o comunque degli ultimi giorni, oppure era cercato dall'inizio? Allora, il profilo tecnico è sempre stato molto chiaro, però dobbiamo partire anche da un presupposto. Che nel calcio le cose cambiano da un giorno all'altro, da una domenica all'altra. Se vi ricordate voi, questa squadra l'anno scorso era stata strutturata per fare il 3-5-2 e poi pian piano abbiamo anche modificato, con l'ingaggio di un giocatore abbiamo permesso all'allenatore di poter raggiungere anche risultati importanti con il 4-3-3, se vi ricordate. Il profilo di Leandro Greco, che è un giocatore di grande esperienza e qualità tecnica, era un giocatore che per caratteristiche in questa squadra non c'era. Diciamo, il Palmiero di turno, che Palmiero è un giovane che sta venendo fuori alla grande, ma Leandro Greco nel tempo, negli anni, ha dimostrato di esserlo. Però per strategia mia, determinati obiettivi, portarli a Cosenza al 1° luglio o portarli a Cosenza al 1° agosto o al 30 di agosto, cambia la notte col giorno. E questo va a vantaggio della mia società, dove io devo fare interessi, devo a tutti i costi tutelare anche l'aspetto finanziario. Fabio Di Poito. Direttore, io sono preoccupato, lei mi fa andare via preoccupatissimo, perché ho ascoltato due volte, per tre volte ha ripetuto che qui a Cosenza non vogliono venire. Ma c'è un motivo perché questi calciatori non vogliono scendere giù al sud? Pensi per la città, per i parcheggi, perché non si vive bene, oppure no, perché c'è qualche altro problema? Questo volevo capire, giusto? Io assolutamente non ho sempre rispettato tutti voi, al di là di chi ha criticato meno, però con voi devo essere onesto, devo essere serio a dire le cose come sono. Se quando io mi approccio con gli addetti ai lavori e gli addetti ai lavori manifestano diffidenza, e ho citato Alessandro Russo non perché siamo amici o perché mi è simpatico, ma perché vive la quotidianità di Milano e lui sa che un giocatore tra Perugia, Cremonese, Ascoli e Cosenza, a Cosenza non viene. Il tifoso cosentino a queste mie parole non deve sentirsi offeso. Penso che nemmeno un angolano vuole andare a Cagliari. Come? Un angolano voleva andare bene a Cagliari, penso che fosse anche risolto, perché penso che un calciatore che è un professionista non sceglie una città Cremona oppure sceglie Catania o Cosenza perché diceva vado a Cremona, che a Cremona si vicino a Milano e vado a Milano la sera. Io penso che il professionista non deve badare a questo, penso che il professionista chi gioca per soldi. Non è solo una questione di soldi, perché io vi posso dire una cosa, ci sono purtroppo delle verità che non si possono raccontare. Se io vi dovessi... Ma io ho fatto questa domanda perché ci siamo preoccupati, perché se noi in questo sud siamo così distrattati, adesso lei ci dice che molti calciatori non vogliono venire al sud, c'è un problema. Vi dico un'altra sacrosanta verità. Lazzaro è un giocatore che stava al Newcastle, una società gloriosa dove prendeva un ingaggio che forse 10 giocatori, 15 giocatori messi insieme a Cosenza non guadagnano. È stato talmente motivato che quando l'ho chiamato non ci ha pensato due volte. Quindi questo per dire, senza guadagnare nulla, questo per dire che a volte i soldi non sono tutto. Però nella scelta di un giocatore o di più calciatori che hanno diverse soluzioni, che hanno la possibilità di andare, che ne so, nella Cremonese anziché alla Cosenza, purtroppo, e molti di voi lo sanno, l'hanno toccato con mano, purtroppo questa è una verità che io non digerisco, perché quando io vengo a lavorare a Cosenza per il terzo anno di fila mi sono trovato benissimo e magari potessi stare, però questa è la verità e io ve la devo raccontare se è una verità. Poi piace o non piace questa verità, io ve la devo riportare. Allora, doveva durare mezz'ora, è durata un'ora, direttore, è stato esauriente, grazie a tutti e naturalmente adesso concentriamoci sulla partita di Pescara. Okay. Buon lavoro.